amici di Penne e Calamaio, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi a tenerci compagnia c'è Enrico Casartelli. Enrico, benvenuto. Benvenuto Samantha, benvenuto a lei, grazie. Allora, iniziamo subito con la prima e più temibile domanda. Chi è Enrico nella vita di tutti i giorni e chi è Enrico scrittore? soffro di bipolarismo, per cui ho due identità. No, personalmente sono stato più di 20 anni, anzi quasi 30, in una multinazionale americana dove ho ricoperto varie figure. Mi piaceva molto cambiare lavoro, quindi ogni 4 anni, massimo 5, cambiavo lavoro. Poi ho fatto sempre il direttore quasi sempre il direttore commerciale nel campo consulenza e formazione. Sono stato anche in aula perché mi piaceva molto stare in aula. Negli ultimi 15 giorni sono libero professionista e sono docente consulenza in vari ambiti di soft skill, cioè adesso non quindi teamwork, comunicazione, faccio molta comunicazione web, comunicazione in rete e marketing in rete. Beh, interessante come sì, lavoro. Mi piace molto perché diciamo che così la comunicazione è sempre stata un po' una mia passione, il mio hobby. Senta, è cambiata la comunicazione nel corso? Sicuramente è cambiata il modo di fare la comunicazione, ma i contenuti alla fine sono sempre gli stessi oppure si sono evoluti nel tempo? No, si sono evoluti molto, molto, molto nel tempo. Qui ci sarebbe da parlare veramente per molto, attraverso dei media che hanno sconvolto il mondo della comunicazione. Le prime sono state le radio, che voglio andare indietro di un secolo, poi la televisione ha sconvolto, purtroppo, devo dire purtroppo che io un po' la odio, ma il modo di comunicare l'ha stravolto. Infatti sono nati da lì vari che io conosco, che io un po' ne faccio parte, vari consulenti d'immagine proprio televisivi, perché ovviamente le prime persone tipo politici eccetera eccetera erano molto imbranati, ovviamente, davanti a un televisore, quindi hanno fatto un po' di consulenza. Io allora però ero giovanissimo, però li ho seguiti. E poi è arrivato internet ha sconvolto veramente il modo di comunicare, in modo positivo o negativo? Ambedue. Io sono un po' critico con internet, quindi dico i lati positivi, che sono quello di una maggiore diffusione in real time delle comunicazioni, quindi in senso stretto una maggior democrazia. Quindi abbiamo visto, no, dalla primavera araba a quello che purtroppo stiamo vedendo oggi, quindi delle informazioni che arrivano veritiere. Quello che purtroppo mi spiace è che, devo dare atto a Umberto Eco, purtroppo i social hanno dato voce a tanti imbecilli. Ecco, purtroppo è vero. Sì. E purtroppo è vero così. In un mondo che tra l'altro ho affrontato proprio nel libro, questo è il mio settimo libro, l'ultimo libro che ho scritto, che è il cyberbullismo. E qui veramente andiamo però non vorrei attristare, ecco questo. No, ma è giusto, è un po' delicato e anche un po' così. No, ma è anche giusto parlarne, però molto molto contemporaneo, esatto, molto. Perché prima diciamo che il bullismo nelle scuole c'è sempre stato, certo. Le prese in giro, i dispetti sono sempre esistiti, ma forse prima ci si limitava e vivevano dentro quattro mura che erano quelle della classe. Bravissima. Oggi non hanno più mura, quindi qualsiasi cosa viene postata, viene messa online, è a livello globale, quindi una semplice presa in giro diventa un problema molto più grave per chi lo vive. Bravissima. E poi c'è anche un altro punto che dura negli anni, infatti si esatto. Dice verba volant, scritta web manent. È vero, ci dobbiamo aggiornare anche con i proverbi. Quindi, purtroppo, guardi, io li ho visti, poi li ho raccontati anche nel mio libro, il mio penultimo libro. È stati veramente dei casi molto, molto brutti, e purtroppo chi ne è vittima per tanto tempo, se non per tutta una vita, ne risente. Esatto, poi è stato sconvolgente, ecco. Esatto, poi ci sono anche casi in cui arrivano anche ai gesti estremi a causa del bullismo. Ah, caspita, non andiamo nel revenge porn, perché veramente lì siamo
al massimo delle disgrazie dell'essere umano. È vero, sapiens. Vabbè. È vero. Facciamo un attimo una pausa musicale e poi torniamo a parlare dei suoi libri. Grazie. Alla regia ci ascoltiamo Elisa, Se piovesse il tuo nome. Amici di Penne e Calamaio, eccoci di nuovo in studio, di nuovo con Enrico Casartelli. Enrico, le va di parlarmi del suo ultimo libro? Caspita, sono qui per questo. Quindi si racconta, mettiamolo un po' così, abbastanza leggero, anche perché il libro è molto propositivo, poi le spiegherò. Ti spiegherò, Samantha. Si tratta di tre giovani ragazzi milanesi che sono molto diversi come caratteri e come cultura, però sono accomunati da un'unica passione, che è quella dell'informatica, in particolare l'intelligenza artificiale. Quindi cosa fanno? Si riuniscono nei tempi liberi, negli weekend, a programmare, a sviluppare un programma di intelligenza artificiale. Ti spiego brevemente queste tre figure perché sono le tre maggiori, i tre personaggi, le tre figure salienti. Una è Giorgia è il capetto, anche se non ci sono organigrammi in questo terzetto, è un po' il capetto perché è il genietto della situazione, un ingegnere che si è laureata tre anni prima a pieni voti in ingegneria e trascura un po' il proprio look perché spreme tutte le proprie energie al lavoro e a questo gruppetto di amici. L'altro invece è Lorenzo. Anche Lorenzo trascura il proprio look, è un tipo il passo ciondolante, chioma, non come la mia, chioma rosso perché sono giovani, parliamo di giovani di 28-29 anni, quindi riservato ed è un po' anche triste perché convive con dei reconditi e tristi ricordi di infanzia che poi usciranno purtroppo durante il libro e lo sconvolgeranno. Alla fine arriva Sonia. Sonia invece è un avvocato, quindi terza cultura completamente diversa, ed è invece una tipo molto tosta, decisa, cura molto la propria immagine. Come nascono i tuoi romanzi? Da dove prendi ispirazione? Diciamo che li prendo come dicevo prima, ho lavorato parecchio per una multinazionale americana, quindi ho avuto la fortuna di viaggiare parecchio per lavoro, quindi lavorare parecchio in giro. Di solito li prendo luoghi e persone da incontri che ho visto. In questo caso io ho fatto un po' di esperienza nei sistemi esperti di allora e di intelligenza artificiale di adesso e quindi ho creato questo libro. Nei miei libri non c'è niente di fantasia, perché io odio la fantascienza. Quindi anche tutte i casi che escono di questo programma di intelligenza artificiale sono reali, o che ho visto io o che ho preso da laboratori, non sono fake. Ma è interessante come cosa. Certo. Senti Enrico, non so se può essere una domanda scomoda, ma c'è nei tuoi libri un personaggio che puoi definire l'Enrico di carta, il tuo alter ego? Indipendentemente dall'età, dalla nazionalità, ma c'è qualcuno in cui tu, guardandoti allo specchio, ti puoi rispecchiare? No, sinceramente no. Non c'è. No, io entro un po' in quello che si dice in sintonia, in empatia, poi troppo usato, quindi non mi piace. In sintonia con i personaggi, però no, non c'è niente di mio biografico. Forse nel primo un pochino sì, ecco. Forse nel primo che ho scritto, ma ho scritto di getto. Nel primo sì, adesso che mi ricordo, ma qui si va indietro di un bel po' di anni, nel primo sì, c'è parecchio di me, sì, negli altri no, assolutamente no. Senti, è difficile riuscire a non mettere proprio nulla di se stessi nei libri, cioè nel senso, scrivo anch'io, però a volte mi capita di vedere nei personaggi magari un mio atteggiamento, una mia abitudine, un mio modo di fare. Un modo in cui io magari affronto una determinata situazione è difficile riuscire a non mettercelo, perché io non ci riesco. Qualche volta lo metto anch'io, perché non devi essere sempre molto distante dal personaggio che stai scrivendo. Qualche volta sì, ci metto del mio, più che altro delle mie esperienze, ecco. Quindi questo sì.
Senti, in questo momento sei in pausa dalla scrittura o stai lavorando a qualcosa? No, mi fai dire semplicemente una cosa che ci tengo molto, poi ti rispondo alla tua domanda. Assolutamente. Io volevo sì. precisare solamente una cosa, che questo non è un libro tecnologico. Vi assicuro che non c'è una parola di tecnologia, c'è al limite un po' di psicologia, perché Ellie ha lo scopo di replicare, di imparare le emozioni umane e di essere un assistente virtuale all'Homo Sapiens, scusate, e quindi di aiutarlo nelle situazioni più difficili, sia di lavoro che di attività quotidiana. Volevo dire semplicemente quello. Scusa se ti ho interrotto. No, assolutamente, hai fatto bene a puntualizzare. Quindi, sì, perché ci tengo moltissimo, davvero, è una cosa che ci tengo molto. Quello che sto invece scrivendo, è appena finito, e che mi ha aiutato molto, purtroppo, è stata una, diciamo, la cosa forse più positiva di questa maledetta pandemia, questo maledetto Covid, che ho potuto studiare, e quindi ho lavorato su un romanzo storico che è ambientato a Berlino Est nell'89, quindi... al momento del crollo del muro. Bravissimo, prima a cavallo del crollo del muro. Devo dire che, siccome, come ti dicevo prima, non amo la fantasia, l'ho fatto perché ho il supporto, e l'ho finito, quindi ho il supporto di una docente di università di Bergamo, proprio esperta in storia germanica moderna, altrimenti non lo facevo. Però ecco, ho fatto questo libro, questo romanzo, che ho terminato qualche mese fa, e adesso ne sto ottenendo un altro e così via. Diciamo che ce ne ho due nel cassetto. Beh, piano piano usciranno dal cassetto e troveranno luce sicuramente. Certo, sono pronti, prontissimi. Senti, noi siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, però ho ancora due domande da farti e forse sono alla fine le più importanti di tutta l'intervista. La prima è: dove i nostri amici ascoltatori riescono a trovare i tuoi libri? È facilissimo, perché è distribuito da Messaggerie, che come sai è il maggior distributore italiano, e quindi si trovano su tutte le piattaforme e-commerce ed è prenotabile su tutte le librerie. What else? Esatto. E invece, se volessero seguire le tue avventure da scrittore, come ti trovano? Allora, io Instagram che sto usando molto poco, perché come dicevo prima sono un po' critico sui social, però Instagram, poi ho un canale YouTube e poi ho una pagina Facebook che è Romanzi Articoli, ecco lì ci scrivo abbastanza perché è il mio unico canale di marketing, appunto su Facebook, Romanzi e Articoli di Enrico Casartelli. Perfetto, noi abbiamo dato tutte le indicazioni ai nostri ascoltatori per poterti seguire e trovare in libreria. Non mi resta altro che ringraziare te per averci tenuto compagnia in questi 10 minuti e ringraziare i nostri amici ascoltatori che ci hanno seguito fin qui. Vi do appuntamento alla prossima puntata. A presto!